grata cielo è bello da vedere, ed è Ferrari una gran bella ciassa, schiaia canetto righi bel vedere, cose belle ci ma pensè, pensè a più gassa. Buongiorno, benvenuti all'Istituto Alberghiero di Bedonia. Oggi stiamo facendo la focaccia ligure. Tutto è partito da un'idea del fatto che io abbia fatto una battuta al reporter e sono contenta che comunque abbia preso il mio scherzare anche da un punto di vista serio, anche perché comunque alla fine, essendo confinanti tra Emilia Romagna e Liguria, è giusto comunque che si abbia una formazione generale delle culture sia emiliana che ligure, essendo che comunque facciamo parte un po' anche noi della Liguria e poi la focaccia piace a tutti. Più forte di me, mi mio confesso, Shuaku, Crocco e qua Samambassa, lui è Jim Benvunto, me suba lo spesso, com'è Michele Le, Santa Fugassa. Abbiamo l'onore oggi di avere Roberto del Panificio Balen qui al enogastronomico Zappafermi di Bedonia. I casi della vita, come nascono a volte le cose così, spontaneamente. Quando c'è stato l'incontro, di cui ancora ringraziamo Entella TV e Marco Pinat, con la nostra scuola, una ragazza così scherzando ha detto: mi piacerebbe proprio vedere come nasce la vera focaccia genovese. Detto fatto, siamo qui, a distanza di neanche un mese, i ragazzi si stanno esercitando, i ragazzi di seconda stanno vivendo, credo, un momento, un'esperienza molto bella, perché per noi è importantissimo avere degli esperti, ma veramente esperti, che vengano dalle realtà vicine per insegnarci i trucchi del loro mestiere. Il fornaio è un mestiere essenziale che va assolutamente conservato, protetto e sviluppato, e ci auguriamo che questo serva a far capire anche ai nostri ragazzi, e chissà, magari qualcuno troverà la sua strada proprio in questo settore. E se dico fugassa e dico tutte, non faccio distinzione tra magra grassa, cu formaggio, cu assiola, bucca e mutte, per me va tutto ben, sale fugassa. Ringrazio tutti, soprattutto Roberto oggi che è stato qui con noi, un esperto di un panificio di lavagna che è venuto con i ragazzi appunto a preparare della focaccia ligure. È stata una bellissima esperienza, i ragazzi sono entusiasti, speriamo che questa organizzazione, questi eventi si ripetano molto spesso nella nostra scuola, perché è una bella impronta per i ragazzi conoscere e capire un po' le tradizioni del territorio legate alla cultura culinaria e non solo. E grazie a tutti, all'amministrazione, a tutti per questa magnifica giornata. E vi dirò di più, fo paragoni con l'amico d'Ottacco Costrombassa, quello che fa le pizze, il cannellone di 100 pisano fan in affigassa. Contestualmente alla preparazione della focaccia ligure, questa mattina ci sono venuti a trovare anche le scuole medie di Bedonia, a cui abbiamo appunto fatto assaggiare la focaccia e presentato quello che sono i nostri corsi dell'Istituto Alberghiero, sala, cucina e ricevimento. E a gennaio, con l'occasione per dirvi che ci sono il 12 e 19 gennaio, ci sarà l'open day aperto a tutti per venire a visitare la nostra scuola, dove faremo vedere delle preparazioni di caffetteria e di cocktail e anche in cucina con degli esperti che verranno da fuori. Mi son sentimentale fino in fondo e perdo l'oio come un papere strassa, su in amuo de sena ci do mondo, ma ho un balin da testa alle affugassa. È nata un po' per caso, ma è stata bellissima. Sono arrivato qua, abbiamo trovato dei ragazzi che sono volenterosi, abbiamo fatto vedere alla bella meglio come si fa la focaccia, e insomma, mangiare l'abbiamo mangiato, vuol dire che tanto cattiva non è venuta. Mi son sentimentale, me cumevo, sale quasi o la brindo con vinassa, salò formaggio e me che perdo a prevo, all'amica con